figli vittime di guerra, figli vittime dell'odio. Oggi è la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed anche la festa degli alberi che ricade domani, ma dato che stiamo insieme poi ci sono anche delle iniziative che facciamo. Un saluto particolare, se me lo permettete, alla mia e alla nostra grande ed eccellente presidente Agnese Ginocchio. Un applauso, via. Un applauso. Un applauso. Grazie a tutti e che dirvi, io vengo da un posto che purtroppo si porta appresso una brutta nominata. Quando si dice Scampia di solito si pensa soltanto al male, a Gomorra, a gente che spaccia, gente che delinque, e a brutture, eccetera eccetera eccetera. Per cui quando io poi mi trovo qua e vedo questo scenario che voi avete così bello, in cui la bellezza non la dovete creare voi perché ce l'avete già naturale, e mi sento, come dire, ancora più forte nella lotta che noi di Scampia stiamo facendo per crearla, la bellezza che non abbiamo naturalmente. Scampia è nata come un quartiere dormitorio e si porta appresso ancora tutti i problemi di un quartiere nato male. Voi invece vivete nella storia, voi avete un centro storico, avete le mura romane là dietro e penso anche roba sannitica, credo che abbiate nel vostro percorso. Voi avete la bellezza, noi la dobbiamo inventare, perché dove siamo noi la bellezza c'era prima che cominciassero a costruire. C'era una bellissima campagna ricca di alberi, fruttuosa, ci passavano le greggi di pecore, i contadini lavoravano la terra, poi hanno costruito e hanno costruito male. E quello che noi stiamo cercando di combattere adesso, noi tutte associazioni, è proprio sono i problemi nati da quella nascita sbagliata. L'individualismo, il fatto che la gente sta malvolentieri in un quartiere che vede già, è nato già degradato. Allora la riconquista adesso è quella di creare la bellezza, che è un impegno enorme. Però quello che vi posso dire, a noi ci salva una cosa, un po' la testardaggine. Siamo proprio testardi, cocciuti, non ci arrendiamo. Ma soprattutto perché siamo insieme. Perché la cosa peggiore è la solitudine, è trovarsi soli a combattere. Si combatte anche da soli, per carità, però se c'è un fiato vicino, se ci sono altre persone che condividono, è più facile. È più facile nel momento in cui noi mettiamo una cosa bella e la troviamo distrutta, perché succede, succede.
E allora qual è la nostra unica forza? È quella di avere più testardaggine di quelli che distruggono. Quelli che distruggono a un certo punto si staccano. E noi no. E quindi dopo la rifacciamo. E magari viene anche meglio, perché c'è anche più forza. Perché magari qualche errore che avevamo fatto quando abbiamo fatto la prima edizione non lo facciamo più. E poi soprattutto perché sappiamo ancora non solo sorridere, ma anche ridere delle persone che però nello stesso tempo ci fanno un po' pena. Perché quelli che non capiscono la bellezza non è che sono i nostri nemici, sono le prime vittime di una società che non ha funzionato bene, perché sennò anche loro la vedrebbero. Quella che loro mettono nel rompere è la rabbia di chi non è stato ascoltato. E allora noi mettiamo, oltre alla ricostruzione dell'oggetto rotto, anche la voglia di ascoltare gli altri, di sentirli. E così andiamo avanti. La non violenza è questo. Non è soltanto non prendere le armi, ma è anche cercare di disarmare la persona che può offendere noi e il resto dell'umanità. E non li disarmiamo con altre armi, ma con la tenacia, con un poco di intelligenza e con un poco anche di spirito. Perché comunque il fatto di fare le cose gioiosamente ci fa stare meglio tutti. Basta. Se mi permettete, io mi rivolgo a quel gruppo là che ho incontrato prima, che sono i ragazzi come i miei. Io sono insegnante dell'Istituto Attilio Romanò e abbiamo fatto un percorso insieme, a partire sapete da cosa? Dal metterci la faccia nei confronti della camorra. Il nostro istituto si chiamava IPIA di Miano, perché ci trovavamo a Miano, Miano è il quartiere limitrofo a Scampia, senza nome, perché da noi non avevano nome neanche le strade, niente. E un giorno ho proposto ai ragazzi di intitolarla ad Attilio Romanò, che era stato ucciso dal clan di Lauro lì a 100 metri di distanza dai mandante, il cosiddetto Ciruzzo o milionario. E molti ragazzi non volevano, anzi mi guardavano in cagnesco, però con un gruppetto di loro abbiamo deciso di metterci la faccia, abbiamo promosso, ci abbiamo messo 2 anni per far intitolare la scuola ad Attilio Romanò. Adesso questo istituto si chiama Attilio Romanò, un napoletano per bene. Se entrate nella mia scuola c'è scritto Attilio Romanò, un napoletano per bene. Ecco, con i ragazzi vogliamo fare questi percorsi. E per rimanere nel tema che diceva Mirella, a questo gruppo abbiamo dato il nome Dignità e Bellezza. Ecco, tutto quello che noi vogliamo fare lo facciamo in nome della nostra dignità e in nome della bellezza, con dei ragazzi come voi, anzi con dei ragazzi che altrimenti sarebbero affiliati alla camorra. E voglio dire anche, non mi voglio dilungare, però siccome Mirella, pensavo lo dicesse lei, ma lei ha detto dei concetti un po' più sostanziosi, io vi voglio raccontare brevissimamente cos'è questo giardino. Noi una delle attività che abbiamo fatto è l'adozione di uno spazio un po' più grande di questo. Pensate che va da quelle case al muro bianco là in fondo e per questa larghezza qua, uno spazio enorme che era diventato praticamente una discarica nel periodo in cui Scampia era un supermercato della droga, era pieno di siringhe, eccetera. Con tanta cocciutaggine, come diceva Mirella, abbiamo creato una rete di associazioni e di scuole che hanno adottato quel posto. Adesso ci sono 6 aiuole, una per ogni continente, e l'aiuola del Mediterraneo, mare di pace. E ogni gemellaggio di scuola e associazione curano una di queste aiuole. A valle di questo giardino abbiamo un grande muro perché c'è uno stadio e su quel muro abbiamo fatto le riproduzioni dei volti dei testimoni della non violenza. E adesso quel giardino è meta di un pellegrinaggio laico da tutta Italia. Tutti vengono a chiederci come abbiamo fatto, cosa stiamo facendo. E il nostro percorso si chiama Pangea, il nostro progetto, perché
ripensando all'unità della Terra, all'unità iniziale della nostra Terra, vogliamo continuare a dire che sim tutt'uno, come si dice a Napoli, siamo tutti una stessa cosa, una stessa persona, oltre le differenze, oltre le razze, oltre le religioni. Siamo tutt'uno, questo è il nostro percorso e siamo contenti oggi di gemellarci con voi. Ringrazio chi organizza, in primis Agnese, veramente è instancabile, lo dirò sempre, non so l'energia dove la prende, però ce l'ha, beata lei, ha una marcia in più. Ringrazio tutti voi, soprattutto voi che venite un po' da lontano. È una grande occasione questa oggi, innanzitutto perché possiamo essere un po' più numerosi rispetto agli ultimi eventi. Non dico l'ultimo, ma il penultimo, eravamo veramente in pochi, però le cose stanno migliorando, ringraziando Dio. Quindi un abbraccio particolare ai giovani, ai bambini presenti, agli anziani, perché io li paragono, i giovani e i meno giovani sono sempre le fasce che stanno più a cuore di tutti. Grazie della vostra presenza alle varie enti comunali, le associazioni, i comitati, veramente un abbraccio caloroso per la vostra presenza, perché io dico con l'esempio che veramente siamo attivi, perché le parole volano, come dicevano i bravi latini, però è con l'esempio, quindi se siamo qui è perché ci crediamo. E la presenza della scuola non è casuale, ma serve proprio da esempio agli altri giovani. Abbiamo scelto i due istituti, potevano essercene altri ancora, ma l'importante è che ci siano i giovani, sono il nostro futuro. Oggi parliamo di diritti, diritti dell'infanzia, la festa dell'albero che ci sarà domani. Però non dimentichiamo che il diritto è l'altra faccia del dovere. Quindi è quello che voglio sottolineare. Ognuno di noi può e deve fare qualcosa per la parità, per la non violenza, per la solidarietà, per la fratellanza, per la non guerra e quindi per la pace. Un esempio, ecco, ci viene da Scampia. L'augurio è questo, che andiamo via di qua dopo questo evento e prendiamo come esempio loro. E che veramente, come ha detto la professoressa, noi abbiamo una bellezza naturale che loro stanno conquistando, quindi noi abbiamo qualcosa in più. E in più abbiamo anche una certa tranquillità di ambiente, ci siamo intesi che significa, quindi abbiamo questo dono ulteriore e dobbiamo apprezzare, quindi dobbiamo prenderli come esempio, il lavoro che fanno tutti i giorni e c'è stata tanta fatica e tanta buona volontà per arrivare dove sono arrivati. Quindi grazie veramente a chi ci ha creduto, ecco come dicevo prima bisogna crederci, perché se ci credi veramente anche l'ostacolo non ti fa paura, anzi veniva nominata prima la testardaggine, pure noi qua, e Agnese lo sa benissimo perché poverina si dispera quando succede qualcosa in questo angolo della pace, perché non hanno capito quest'angolo che significato ha, perché la persona che si avvicina qua potrebbe andare a vandalizzare da un'altra parte, perché viene proprio qua, è giusto Agnese? Cioè Agnese si dispera, dico Agnese non ti preoccupare, prima o poi le telecamere dopo tante cose, tante vicissitudini, finalmente le metteremo. Quindi stiamo andando avanti con i lavori, con la sovrintendenza, abbiamo avuto il supporto loro, ci stiamo riuscendo. Quindi prima o poi penso che i vandali non ci saranno più da queste parti, forse andranno da qualche altra parte. L'importante è che il nostro angolo della pace non venga toccato e non vengano toccati nemmeno gli altri angoli della nostra bella città. Quindi grazie del vostro esempio, la scuola, le istituzioni, l'associazione, Pangea è una bella parola, veramente avete avuto un'idea geniale, la chiamerei così. Spero di andarci pure io qualche giorno, Agnese, vorrei andarci insieme a tutti voi, organizziamo, visto che adesso ci possiamo più muovere se vuole Dio, se il Covid ce lo consentirà. Non voglio rubare altro tempo perché sono un po' chiacchierona, lo so, mi dilungo troppo. Grazie dei vostri esempi e quello che dico, da domani avremo più forza ognuno di noi, ce ne dobbiamo andare da qui più rafforzati, perché c'è sempre qualcuno che lavora di più. Allora noi è queste persone qua che dobbiamo seguire, non il vandalo che viene nell'angolo vostro di Scampia o nell'angolo nostro. Dobbiamo eliminarlo dalla nostra memoria e andare avanti, ricostruire i pezzi e andare avanti. Grazie a tutti voi per la presenza qui e voglio ascoltare e do spazio anche agli altri. Di nuovo un abbraccio a tutti, non possiamo darcelo ma virtualmente c'è per tutti voi. Grazie.
per me è un vero piacere essere qui. Oramai sono anni che io e Agnese viaggiamo su quello che è il discorso della pace, sperando sempre che non rimanga un discorso che a parole ma nella concretezza non si attua. Il nostro interesse sociale, umano, collettivo deve essere quello di dare una valenza alla parola pace. Pace vuol dire sicuramente star bene con se stessi, ma chi sta bene con se stesso deve star bene anche con tutto il mondo che lo circonda. Si è parlato di ricostruire, a Scampia si ricostruisce. Noi abbiamo la fortuna di vivere, e lo dico con grande rammarico perché dovrebbe essere una cosa generale per tutti, vivere in un ambiente dove invece la bellezza c'è e la dobbiamo solo curare. Loro purtroppo devono costruirla, farla rinascere e rivivere ogni giorno. Quindi però utilizzano la pace, combattono tutto ciò, la brutura che li circonda, con il concetto della pace, con la speranza e l'aiuto di poter vivere e far vivere a chi in quell'ambiente c'è nato adesso tempi migliori. Per cui l'augurio, che non dilungandomi molto voglio fare a noi stessi e a tutto il mondo, è che la pace realmente possa essere un elemento portante della nostra società, perché nel momento in cui ci sarà sempre e solo la pace non avremo più bisogno di ricostruire, ma potremo andare avanti vivendo di quella bellezza. Un augurio a voi ragazzi, che ovviamente siete il nostro futuro, e mi auguro che possiate sempre essere portatori di una pace grande, una pace universale. Auguri a tutti e auguri per questa vita che scorre velocemente. Buongiorno a tutti e voglio ringraziare Agnese Ginocchio per l'invito e saluto il sindaco, tra l'altro ne ho letto, un sindaco donna, credo sia importante avere un sindaco donna oggi. Tra l'altro siamo anche vicini al 25 novembre, quindi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ed essere rappresentati da una donna, io credo che oggi nel 2021 sia realmente un fattore fondamentale. Oggi per me è la prima volta che partecipo a questa manifestazione, quindi volevo realmente ringraziarvi perché credo sia una delle manifestazioni più belle di quest'anno, anche perché ce ne sono state veramente pochissime, ed è una manifestazione secondo me molto significativa. Oggi più di ieri credo che bisogna lottare per la pace nel mondo, ma quando noi parliamo di pace magari pensiamo ad un elemento astratto, in realtà ci sono tantissimi fattori fondamentali che andrebbero rivisti, che andrebbero ovviamente analizzati. Faccio un esempio: bisognerebbe lottare contro la prostituzione, bisognerebbe lottare contro ovviamente quelle realtà che vedono i bambini abbandonare l'istruzione, magari per fattori sociali. Bisognerebbe lavorare e ovviamente combattere contro la violenza sulle donne, contro la violenza sugli anziani, contro la violenza sui bambini, perché ce ne sono dei casi, noi magari non li viviamo perché magari viviamo in dei contesti diversi, ma ci sono dei contesti che sono realmente tristi da un punto di vista sociale, e bisogna ovviamente combattere contro le questioni ambientali, perché noi oggi nel 2021 stiamo ancora combattendo per le questioni ambientali in una zona, in una regione che è già stata ovviamente maltrattata per questa questione, e oggi ci stiamo ritornando, e io credo che tanto astratta questa pace non è, perché bisognerebbe andare ad approfondire realmente le tematiche che ci sono a cuore. Voi siete giovani, magari anche io lo sono, qualche lotta per l'ambiente la ricordo, e la ricordo bene perché in famiglia ho avuto degli esempi che hanno lottato per la questione ambientale. Guardate, è uno degli elementi fondamentali, perché si combatte per la propria terra, si combatte per l'ambiente in cui si vive, e non è roba semplice, non è roba semplice, e bisognerebbe invece unirci, perché avere magari una struttura più vicino casa per qualcuno può essere un problema, per qualcuno invece che è lontano da quel luogo magari resta indifferente, e non è giusto, non è giusto. Io realmente chiederei ai comuni
di unirci per lottare per la questione ambientale, Sindaco. È davvero importantissimo, perché noi rischiamo realmente di avere ancora una volta delle strutture che potrebbero andare a danneggiare delle vite, ma non da un punto di vista solo, diciamo, sanitario, ma anche da un punto di vista di una vita di una città, culturale, di una vita sociale. Ma come lo spieghiamo oggi ai nostri ragazzi? Bisogna ricostruire partendo dal passato e andando qui oggi al presente. Spiegare ai ragazzi perché si lotta per l'ambiente in Campania, in provincia di Caserta, a Napoli. Io lavoro in una città, non voglio fare nomi ovviamente, quando ovviamente dovevo prendere servizio in questa città dove lavoro attualmente, mi dicevano: Madonna, ma non hai paura? No, non ho paura, perché siamo noi a dover cambiare le cose, siamo prima noi. Quindi se ci crediamo realmente, qualcosa può cambiare. Da un qualcosa piccolo può nascere qualcosa di grande e di bello. Quindi noi dobbiamo semplicemente avere degli obiettivi, delle piccole strade da percorrere che potrebbero diventare delle lunghe autostrade e ci potrebbero portare lontano. Quindi che questo giardino diventi ancora più grande, Agnese, che tu possa realizzare i giardini della pace in tutto il mondo, te lo auguro, guarda. Però oltre al giardino lottiamo, riprendiamo, e lo so bene, lo so bene, e quindi riprendiamo le nostre lotte e facciamolo tutti insieme, veramente. Grazie ancora. Io vi porto i saluti di Libera e vi ringrazio per questa iniziativa. Io vorrei partire da tre concetti oggi. Il primo è che stiamo parlando di diritti all'infanzia, e allora dobbiamo fare un attimino un passo indietro. Dobbiamo fare un attimino un passo indietro, che per i ragazzi magari sembrerà poco, ma non lo è. Dobbiamo tornare al 1989, al 20 novembre 1989, quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite decide di fare un protocollo internazionale per i diritti all'infanzia. Ma perché c'era bisogno di questo protocollo? Perché troppo spesso i ragazzi, i bambini, venivano individuati come soggetti aventi bisogno di. E quindi qualcuno che ha bisogno di, c'è qualcuno che deve soddisfarlo. E le cose venivano lasciate quasi sempre alle famiglie. Quando si dice invece che un ragazzo, un bambino, ha diritto di, c'è qualcun altro che, nel momento in cui la famiglia non è più in grado di prendersene cura, si assume il dovere, l'obbligo di assicurare quei diritti ai bambini. Voi oggi, lo dico ai ragazzi delle scuole, voi state esercitando un vostro diritto, il diritto all'istruzione, che non è una cosa scontata. Noi oggi ci sembra scontata, ma non lo è. Non lo è in gran parte del mondo, per gran parte dei bambini. E il diritto all'istruzione è quello che viene prima del diritto al lavoro. Voi vi state preparando per entrare nella società, per essere cittadini, per poter scegliere quale sarà il vostro futuro. E questi diritti continuiamo a non darli per scontati, e continuiamo a dire che c'è bisogno di più diritti. C'è bisogno di più diritti, lo diciamo, in una terra in cui i diritti sono stati calpestati per anni. Voi vivete in un bel posto dove probabilmente la camorra si sente poco, eppure dobbiamo avere sempre l'occhio vigile. Dobbiamo stare sempre attenti, perché soprattutto nei momenti di emergenza, quando le istituzioni lasciano un poco andare, perché le cose si devono fare, perché c'è un'urgenza, è lì che dobbiamo stare attenti. Mi raccomando, studiate, voi state costruendo il vostro futuro. Poi abbiamo la questione ambientale oggi, ed è una questione che ci riguarda. Voi qui vivete in un posto bellissimo, cioè verde tutto quanto intorno, non tutte le città sono così, non tutto il mondo è così. Assistiamo ogni giorno, qui a pochi chilometri, a 100 chilometri da qui, a incendi continui, fabbriche che vanno a fuoco ogni giorno, roghi. E capirete che questo influenza anche questo luogo, perché l'ambiente è tutto.
Non pensate che l'inquinamento qui si sentirà di meno. Ma sappiamo tutti che siamo di fronte a un'emergenza, l'emergenza climatica in tutto il mondo. E l'emergenza climatica non fa che contrarre anche questa, i nostri diritti, il diritto alla vita. Ci sono tante persone che si muovono, si spostano, emigrano dalle zone più colpite dal cambiamento climatico. E anche lì ci sono bambini, ci sono persone che vogliono esercitare i propri diritti, il proprio diritto alla vita, che è un diritto universale. E permettetemi un ultimo passaggio, che credo che sia forse la parte più importante del motivo per cui noi siamo qui oggi. Don Luigi quest'anno ci ha tenuto molto a ripetercelo. Abbiamo bisogno del meticciato, come organizzazioni, come realtà sociali, con le scuole. Ma che significa meticciato? Vuol dire incontrarsi, ma vuol dire incontrarsi a braccia aperte, vuol dire mettersi in relazione con l'altro, che non è mai una cosa semplice, è difficile, perché il primo lavoro nell'incontrarsi con gli altri è mettere in discussione se stessi, è dire faccio bene quello che faccio? Come lo fa quest'altra persona? Perché lo fa così quest'altra persona? E oggi qui si firma insieme, si sta insieme, più realtà distanti, abbiamo necessità di unirci, abbiamo necessità di stare insieme per combattere insieme quelle che sono le nostre battaglie comuni. Quindi grazie ancora ad Agnese e grazie a tutti voi. In bocca al lupo, buoni diritti. Questa è una domanda abbastanza complicata, perché in effetti si tratta di almeno recuperare un senso comune, dare un senso comune alle varie testimonianze, presenze che ci sono state nella storia durante tutto il periodo della nostra vita, prima e dopo, perché avremo sicuramente altri partigiani, la verità, altri partigiani della giustizia. Io penso che queste questioni riguardanti, come movimento delle agende rosse, riguardanti la pace, devono obbedire almeno a due criteri fondamentali, la verità e la giustizia e la questione fondamentale della lotta alla criminalità. Non credo che ci possa essere un momento di pace finché ci saranno guerre, guerre che sono tutte quante sostanzialmente sostenute da blocchi organizzati di stati diversi che si contrappongono per controllare geograficamente, dal punto di vista politico-geografico, varie aree del nostro paese. Questo significa che i nostri paesi sono già nel bilancio dei nostri paesi, ci sono spese militari che crescono ogni volta di più. Quindi questo deve essere chiaro, che noi dobbiamo batterci perché come cittadini vogliamo riappropriarci come popolo della gestione della pace contro tutte le guerre, significa non più fare la singola battaglia nei confronti del singolo paese, ma dobbiamo chiedere assolutamente lo scioglimento di tutti i patti, dalla NATO, della ex Varsavia e così anche delle altre grandi potenze che ormai incidono su questa questione. Pace significa ancora, per la parte invece che riguarda anche la nostra azione, è che noi praticamente dobbiamo essere nella condizione finalmente di batterci quotidianamente. Non basta fare delle organizzazioni, delle associazioni, dei movimenti che periodicamente si incontrano. C'è un problema di resistenza continua, tutti i giorni quotidiani, anche su questioni semplici. Cioè noi dobbiamo essere capaci alla fine della nostra giornata di dire ho fatto il mio dovere, piccolo per quanto sia, ma un dovere importante che ci porta finalmente tutti insieme a condividere la bellezza delle nostre aree. Come pure dobbiamo batterci per liberare molte nostre aree. Noi abbiamo oggi una camorra, le mafie non sono più quelle di prima, non sono più quelle che avevano la coppola e la mitragliatrice e sparavano. Oggi sono molto più subdole, riescono a organizzare, ad entrare, sono già entrati nell'economia, in settori della società, sono penetrati fortemente nei partiti e nelle istituzioni. Questo significa che
noi abbiamo un compito come cittadini di riprendere una nostra azione, di riprendere il controllo dei cosiddetti partiti, che in verità, anche realizzando nuovi movimenti, perché i partiti ormai hanno distrutto il nostro paese, e ci sono anche questioni che riguardano il piano istituzionale. Basti soltanto considerare, e finisco con questa considerazione, che il processo trattativo a Stato Mafia ha avuto un primo momento nella prima sentenza, è riuscito a individuare uomini della politica, delle istituzioni, servizi deviati e settori della Cosa Nostra, ed è riuscito praticamente a mettere in ginocchio queste aree, alcune delle quali in questo periodo stanno reagendo per ottenere in Cassazione, dopo aver avuto addirittura il consenso da parte del secondo grado della sentenza, di, come al solito, di punire soltanto Cosa Nostra, i rappresentanti di Cosa Nostra. Quasi che gli assassini che sono stati compiuti, le stragi di Capaci, di Via D'Amelio, così pure quelle di Milano, di Roma, dell'attentato dell'Olimpico, sono attentati che si sono realizzati con la piena e totale complicità di settori interni alle istituzioni, tra i quali sostanzialmente alcuni politici, Mancini, questa è in sentenza questo, possiamo dire che alcuni settori di istituzioni, servizi deviati, Mori, De Donno, uomini che praticamente oggi, fino ad oggi, continuano ad essere addirittura i dirigenti massimi dei nostri servizi. Quindi questo che significa? Che noi dobbiamo fare molta attenzione a cosa sta succedendo in questi giorni. Per il terzo grado di giudizio, quella Cassazione finale, noi dobbiamo essere consapevoli che ci si batte non perché si deve soltanto giudicare e rendere giustizia e soprattutto dignità alle vittime e ai propri familiari, ma perché sappiamo che questa è una battaglia di liberazione vera delle istituzioni dai compromessi. Ora, questo, in queste nostre zone, io a volte mi innamoro di alcune frasi, perché è così, noi continuiamo a lottare, diciamolo molto seriamente, le nostre terre, così come Palermo, ci piacciono, noi le amiamo perché siamo disponibili a un cambiamento e saremo ancora più capaci di batterci finché la nostra terra non torneranno ad essere bellissime e amate. Io volevo parlare con voi ragazzi di un evento che è accaduto ieri notte. Noi siamo riuniti a parlare dei diritti per l'infanzia e per i bambini. Ieri un bambino di un anno è morto di freddo alle porte di casa nostra, alle porte dell'Europa. Tra la Polonia e la Bielorussia ci sono 6.000 persone, migranti, che vengono spinti in avanti dalla Bielorussia e l'Europa tentenna ad accoglierli. Questo ci deve far riflettere che la vostra presenza qui non è di rappresentanza, è di militanza. Se i potenti si sono un pochino scossi è perché una ragazzina di 14 anni ha incominciato a dire che i loro sono bla bla bla. Se noi vogliamo un'Europa accogliente, se noi ci teniamo a questi diritti, voi vi dovete scandalizzare che ieri un bambino di un anno è morto di freddo alla porta di casa nostra. Io faccio il medico. Se una persona è a rischio di vita, io non mi chiedo se fa parte del clan di Scampia o se è Agnese Ginocchio. Io faccio di tutto per salvare la vita a questa persona. Se l'Europa si definisce portatrice di certi diritti, non può tollerare, Sassoli non può scandalizzarsi di fronte a questa morte. Deve fare, deve operare. Il suo dovere è quello di togliere quei bambini che dormono a meno 0 gradi, a meno 2 gradi ogni notte, perché quella non è merce di scambio. Poi dopo si decide quanti in Germania, quanti in Francia, ma adesso sono persone che stanno morendo alle porte di casa nostra.
Allora, se voi vi scandalizzate, se voi alzate la voce, forse qualche potente si smuove. Se voi non fate nulla, le loro poltrone rimarranno calde e questi bambini non avranno il diritto alla vita, non avranno alcun diritto. E allora voi sarete privilegiati, perché diceva Gino Strada, i diritti o sono di tutti o sono privilegi. Quindi fino a quando ci saranno dei bambini che moriranno alle porte di casa nostra di freddo, io mi sento in colpa, perché io sono una privilegiata che non fa nulla. Allora se siamo tutti qua, è con la speranza che voi siate il motore di qualcosa, di un cambiamento, di scandalizzatevi, alzate la voce, perché non vi lasciate abbindolare da questi politicanti dell'odio. Perché quelle stesse persone non hanno mai vissuto e visto certe situazioni. E quindi è facile parlare e prendersi i voti per andare al governo. E un'altra cosa e poi vi lascio. Queste riunioni, le istituzioni presenti sono sempre in sparuta minoranza. Devo dare un encomio al sindaco di Alife, ma non perché è presente, ma perché è presente effettivamente. Perché io che partecipo con Agnese a queste manifestazioni, molti sindaci sono presenti a torto collo e mi verrebbe da dire: ma vai, se non ti senti nel posto giusto, perché non abbiamo bisogno di rappresentanza, abbiamo bisogno di sostanza. E fino a quando queste istituzioni non capiranno che non è solo dove si divide la torta che ci devono stare tutti, ma è qua dove si costruisce il futuro di tutti, allora mi metto solo nelle vostre mani. Vi saluto. Buongiorno a tutti, ringrazio Agnese per l'invito. Stamattina ho sentito i vostri interventi qui, alcuni veramente mi hanno fatto emozionare, interventi pieni di significato. Spero che non rimangano parole, spero che sti ragazzi che stanno sentendo queste cose stamattina veramente riescano a capire i concetti che sono stati detti qui in questa mattinata. Io stamattina sto rappresentando un'associazione Plastic Free, l'associazione che è presente in tutto il territorio italiano e diciamo che nel territorio matesino siamo veramente in tanti. Ho sentito anche un paio di interventi parlare di ambiente, bellissimo, bellissimo, veramente è una cosa importantissima per il nostro territorio. Noi con la nostra associazione abbiamo inventato un hashtag, Matese Pulito, e ci crediamo. Vogliamo che la nostra terra, il Matese, sia pulita. Perché? Perché come ha detto in un intervento, non ricordo chi, avete un ambiente bellissimo, ed è vero. Però credetemi, io ogni domenica sono presente ad azioni sul territorio. Il nostro ambiente è bellissimo. Ma non vi so dire che troviamo in giro. È una cosa incommentabile. Il sindaco di Alife può essere testimone, perché un paio di settimane fa è stata con noi a raccogliere qui, in questo comune. Dobbiamo avere rispetto del territorio, dobbiamo avere rispetto dell'ambiente, anche perché questa terra non è nostra. Noi ce l'abbiamo in gestione, ma la dobbiamo passare alle generazioni future. Io ho delle figlie, voglio che le mie figlie trovino almeno nelle stesse condizioni che ho trovato io, almeno nelle stesse condizioni. Non voglio parlare di mondo migliore, perché oggi è impensabile, ma almeno nelle stesse condizioni che hanno lasciato a me. Questo deve essere, questo è il mio messaggio di questa mattina, questo vi voglio lasciare. Grazie. Buongiorno a tutti. Un grazie ad Agnese per l'invito, un saluto al sindaco di Alife, alle rappresentanti del comune di San Nicola, a tutti i presenti e in particolare a voi giovani
però vi dirò, non me ne voglia nessuno, siete pochi, e con quel siete pochi io non incolpo nessuno, perché sono reduce da un 4 novembre dove a Piedimonte, sede di tanti istituti, non abbiamo avuto la compiacenza di un dirigente scolastico presente, non dei bambini, attenzione, di un dirigente scolastico. E allora, perché sto dicendo questo? Perché evidenzio che siete pochi? Perché per uno come me, che ha sempre sbandierato che chi pensa al futuro ignorando il passato rimane un sognatore, ecco il motivo per il quale mi ritrovo, senza essere combattente, ad essere presidente di un'associazione combattente. Lo sono a tutto titolo per un motivo molto semplice: non sono figlio del terremoto, non sono figlio dei RAM, non sono figlio dell'università, ho fatto almeno il servizio militare. Però Piedimonte Matese purtroppo non ha più un combattente. L'ultimo che avevamo era di Alife, il caro Giovanni Di Franco. Che cosa voglio dire stamattina? Che siamo un'associazione un poco vista come combattenti, per cui i combattenti vogliono la guerra. No, noi siamo qui a portare avanti il discorso della pace. Ecco perché un gruppo di giovani, perché io mi ritengo giovane rispetto a quelli del 15-18, rispetto a quelli del 43, ma un sindaco, un presidente giovane, che cosa fa? Conserva il desiderio della pace e cerca di propinarlo alle nuove generazioni. Questo è il motivo per il quale noi siamo qua. E sinceramente agli inviti di Agnese rispondiamo sempre come un appello per dire presente. Perché? Perché crediamo in certi valori. Allora voi giovani che cosa siete? Pensate a un futuro migliore, però collaborate per creare questo futuro migliore. Non lo aspettate da altri, perché i protagonisti della vostra esistenza siete voi. Grazie. Io vorrei ringraziare Agnese, ringrazio tutti i presenti e dico che anche noi, come scuola di Sparanese, abbiamo avuto a che fare con Libera, con la legalità, perché la nostra scuola di Sparanese è costruita su un terreno sequestrato alla camorra, alla criminalità organizzata, e probabilmente penso sia il primo a nascere nel 2004 in Campania. Quindi noi abbiamo avuto la presenza anche di Don Luigi Totti, che praticamente ha messo la prima pietra, e da noi si succedono anche dei avvocati, adesso ci saranno in questi giorni dei giuristi, dei penalisti che faranno lezione ai nostri ragazzi della Camera Penale, e quindi un poco abbiamo a che fare con questi cose. Io ringrazio Agnese, volevo dire poche cose, se si riesce, e quindi ringrazio. Si parlava della convenzione. Nella convenzione sono 4 i punti, sto leggendo la convenzione. La salute, la scuola per ogni bambino, è necessaria la salute, la scuola, l'uguaglianza e il bisogno di protezione. Cioè i ragazzi purtroppo, oltre ad avere dei diritti, hanno bisogno che qualcuno li protegga, perché da soli non si proteggono. E questo è probabilmente il punto fondamentale dei 4. Io velocemente vorrei dirvi alcune cose su quello che la convenzione riassume, ma giusto per avere un'idea sui bambini. È importante la pace, è importante la legalità. Oggi stiamo parlando dei bambini, sono molte le cose. Io vorrei soltanto ricordare i bambini nella vita familiare. Quando noi pensiamo ai bambini, dobbiamo pensare anche che oggi purtroppo le famiglie sono allargate, ci troviamo di fronte a delle classi dove il bambino non ha quel padre o quella madre, ma il padre e la madre è di un'altra parte, non vengono a scuola. Questo è importante. Abbiamo dei bambini che purtroppo non hanno nemmeno più i genitori che avevano una volta, e noi dobbiamo proteggere quei bambini che non vengono a scuola, che fanno sciopero, che prendono 4, che il professore gli mette 2. Abbiamo i ragazzi devono avere la sanità, ma soprattutto la casa. L'altro giorno una bambina mi disse: presi, noi non gioco a casa. Non lo so se devo andare da mio padre, che sta a una parte, mia madre è un'altra parte,
probabilmente ce ne abbiamo tutti quanti a Milano, perché non abbiamo una nostra casa. Noi dobbiamo proteggere questi ragazzi, a dargli una casa, devono bere acqua potabile, penso a questi, diciamo, questi ragazzi stranieri che vengono. Immaginate, per esempio, prima si parlava di questa bambina morta di freddo. Io penso agli 8 bambini morti di fame in Afghanistan e che sono stati trovati tutti e 8 abbracciati tra di loro. Penso a questa ragazza di 14 anni che aveva la pagella cucita nella tasca. Penso a tutte queste ragazze che purtroppo hanno bisogno di qualcuno che li protegga. Penso allo sfruttamento. Qualcuno parlava di prostituzione, ma purtroppo ci sono anche episodi di bullismo verso i bambini, e non solo di bullismo, che noi dobbiamo difendere. Ci sono persone che non riescono a giocare, non hanno gambe di calcio, non hanno nulla. Ci hanno bambini che non hanno nemmeno un gioco nella propria scuola. Penso a tante cose, però vorrei concludere. Sono molte le cose che i bambini chiedono da noi. Penso al reddito. Ci sono bambini senza libro al fine primo quadrimestre. Noi dobbiamo comprare i libri, perché questi ragazzi usciranno al primo quadrimestre con tutti i 4. Penso infine, scusatemi, ai ragazzi disabili, ai BES. Questi hanno bisogno più di tutti del nostro aiuto. Buongiorno, allora prima di tutto volevo ringraziare Agnese per l'invito che ci ha fatto e volevo ringraziarla per tutto quello che fa per il territorio. Io ho avuto l'onore di conoscerla pochi giorni fa in occasione dell'altro evento di Gino Strada e quando ci è arrivato questo invito lo abbiamo accolto a braccia aperte. Tant'è che i nostri ragazzi si sono subito adoperati per fare un qualcosa da lasciare nel giardino qui della Pace e regalare ad Agnese. Questa è una panchina, perché a breve c'è la giornata contro la violenza sulle donne, che purtroppo è un tema attualissimo ed è tragico. Perché continuamente queste donne vengono ammazzate. Noi ogni anno ricordiamo questo giorno, continuamente queste donne vengono ammazzate. Quindi ci è sembrato opportuno, veramente è stata un'idea dei ragazzi, assieme ai docenti, l'hanno fatta con le loro mani e la regaliamo al Giardino della Pace. Io ho ascoltato attentamente... Ho ascoltato attentamente tutti gli interventi e sono stati degli interventi toccanti. Io non vi nascondo che noi, nel nostro piccolo, nella nostra scuola, queste tematiche le trattiamo, le abbiamo sempre trattate. Io oggi sono venuta con una mini rappresentanza della scuola dell'IPIA di Alife, che poi è la sede staccata dell'Istituto Superiore De Franchis, perché purtroppo anni addietro la presidenza l'ha persa l'IPIA e quindi ci hanno unito alla ragioneria, è diventato un unico istituto. Io sono venuta con una rappresentanza dell'IPIA e vi devo dire che tutto il lavoro che voi avete detto che dobbiamo formare i ragazzi, io credo che noi tutti, docenti, preside, eccetera, l'abbiamo fatto, perché io ho qui dei ragazzi che del quinto anno e anche ragazzi rappresentanti delle altre classi, ma in particolare i ragazzi del quinto anno che sono pronti ad affrontare il mondo del lavoro perché sono seri, sono educati, scusate la modestia, sono diventati dei cittadini. È ovvio che sono giovani, sicuramente sbaglieranno, pure io ancora adesso che sono insomma avanti con l'età continuerò a sbagliare sicuramente, però
il seme che abbiamo gettato in loro è germogliato già, adesso deve crescere la pianta. Io ringrazio tutti perché ho sentito degli appelli, degli interventi molto accurati che mi hanno toccato il cuore e quindi mi sono anche rincuorata perché dico non sono sola a combattere contro queste cose, ci sono queste associazioni che lavorano sul territorio e ringrazio veramente di cuore che ci danno una mano a formare questi giovani. Grazie. Oggi è stata una giornata per me ricca di apprendimento e conoscenza. Gli interventi dei presi, gli interventi dei medici, gli interventi fatti dai rappresentanti delle istituzioni mi convincono ancora di più, malgrado l'età e malgrado gli acciacchi, a portare avanti un lavoro che sto conducendo in ogni sede, dalle sedi accademiche alle sedi della militanza attiva, che è la prospettiva del futuro, la salvaguardia dei diritti umani insieme ai diritti ambientali. E su questo sono proprio la salvaguardia di questi due diritti che permettono di realizzare la pace. Però dobbiamo dire che la realizzazione della pace per la salvaguardia dei diritti umani e dei diritti ambientali non ci esime dal conflitto sociale e dal conflitto ambientale. Perché se non contrastiamo tutte le attività che vanno in direzione dell'insostenibilità dietro le attività di realizzazione di reddito, allora il percorso è abbastanza difficile. La chiudo qua, dovevo portare semplicemente un saluto e ringrazio Agnese per avermi invitato e per avermi fatto apprendere cose nuove rispetto al mio bagaglio ormai storico, di memoria storica. Chiamo la Presidente del Movimento, se vieni Agnese, per la consegna. Allora ringraziamo la classe quinta, vero professoressa Palmiro? Tutti quanti. Allora tutti gli alunni e tutti i docenti della scuola. Agnese, la consegna. Allora io ringrazio veramente per questo bellissimo regalo. Grazie preside, vicepreside, il preside Falcone, che abbiamo avuto modo di conoscere questa bellissima realtà con la quale eravamo rimasti un poco in sospeso, però grazie a Gino Strada ci siamo rincontrati e con questi giovani ci auguriamo veramente di portare avanti un percorso su esempio della rete del progetto Pangea, di siglare anche con voi presto un protocollo per la cura di questo giardino. Ragazzi, questa è casa vostra, quindi ogni volta che verrete a trascorrere qui il vostro tempo libero, sentitevi come a casa vostra e quindi come tale difendete la vostra casa da azioni di sciacallaggio, di spregio, perché chi spregia la propria casa spregia il pianeta, spregia la propria vita, attenta al futuro. Quindi, siccome voi siete giovani che dovete difendere con tutte le forze il vostro futuro, perché è un diritto vivere una vita sana, una vita felice, un diritto realizzare i propri sogni, abbiamo la necessità di vivere in pace e in fratellanza. Grazie quindi all'esempio della rete Progetto Pangea di Scampia, noi portiamo avanti, proseguiamo questo percorso sicuri e forti. Della convinzione che la forza del bene deve vincere sul male, su ogni azione di violenza. E voi giovani siete rappresentate la nostra forza, la forza della pace, il futuro. Grazie per essere qui. Grazie scuole di pace. La scuola Isis Foscolo del preside Paolo Mesolella, che è un preside fortemente impegnato su questi percorsi,
è scuola di pace. Con la scuola abbiamo portato avanti questo percorso della fiaccola, della pace, speriamo di riprenderlo presto in tempi più favorevoli. Con la scuola, l'istituto ISI, IPA di Alife, lo porteremo al prossimo appuntamento il 3 dicembre con un incontro proprio presso la scuola sul tema del femminicidio, dove avremo proprio i genitori di Stefania Formigola, la giovane a cui abbiamo dedicato quella panchina, la panchina colorata che è stata oggetto di azioni vandaliche, recentemente, è stata ripristinata. Noi riprenderemo questo percorso il 3 dicembre e ancora proseguiremo, perché le tappe e le ricorrenze non finiscono qui, ma ci sono continui appuntamenti. Quindi soprattutto, ragazzi, noi lavoriamo per voi. Voi è pesante, mamma mia, e voi collaboriamo tutti insieme per rendere questo mondo un posto migliore. Grazie anche ai docenti della scuola, Filomena Farina, la docente Filomena, che giorni fa, con la quale siamo stati in contatto per questa giornata, quella del prossimo 3 dicembre. Nei tanti sguardi spenti, nei tuoi silenzi complici,